Buongiorno agli amici di automoto.it. Mi chiamo Federica Deledda e sono il dirigente della sezione Polizia Stradale di Cremona. Siamo qui oggi per presentarvi una nuova rubrica di sicurezza stradale. Vi porteremo sulle strade con noi per mostrarvi i comportamenti più pericolosi alla guida e per darvi consigli su come viaggiare in sicurezza. Monza 45, Verona 786, siamo sul posto del sinistro, sembra ci siano dei feriti. La polizia stradale è intervenuta su un incidente con due veicoli non più marcianti e alcune persone che sono rimaste lievemente ferite. In questa situazione è fondamentale prendersi cura immediatamente delle persone ferite. Chiamate immediatamente il numero di emergenza 113. Se non avrete già provveduto a chiamare il numero di emergenza 118, saremo noi ad inviare immediatamente un'ambulanza sul posto insieme alla nostra pattuglia per i rilievi dell'incidente. Se non sono feriti gravemente, è bene che gli occupanti del mezzo si allontanino dalla sede stradale mettendosi al riparo dal flusso veicolare. Se ci sono feriti, invece, non devono essere toccati, non devono essere mossi fino all'arrivo dei soccorsi sanitari, a meno che non ci sia un pericolo imminente, per esempio un incendio, che naturalmente impone di estrarli e di allontanarli dai mezzi. Se rimanete coinvolti in un incidente stradale lieve e i vostri veicoli sono marcianti, è importante che li rimuoviate immediatamente dalla sede stradale per evitare di creare intralcio alla circolazione e pericolo agli altri utenti. Intanto i veicoli sono marcianti? Sì, la mia... E allora spostatevi subito, non create ingombro sulla sede stradale, spostate i mezzi. Ricordatevi inoltre che è obbligatorio scambiarsi i dati con i conducenti degli altri veicoli, in particolare quelli relativi alla patente di guida, alla carta di circolazione e al certificato di assicurazione.